Ma buonasera a tutti quanti. Oggi è un giorno molto speciale. Abbassiamo un po' la musica, quei settaggi. Ok. Un pochino sotto ci sta bene. Bene, bene. Siamo pronti? Siamo caldi? Oggi inizia la carriera. La carriera di quest'anno. La carriera del Vicenza. Con il nostro caro amico Gigi Del Neri. Un allenatore importante. Un allenatore che ha vinto anche diverse cose. E fra poco le scoprirete anche. Allora, fra pochi minuti vi manderò un audio che racconta le sue gesta, che racconta cosa ha fatto, qual è la sua vita. E poi si inizia. C'è la schermata del gioco che è lì,
è ferma lì da 3-4 giorni e non si muove. Sono in trepidante attesa di iniziare questa carriera. Non vedo l'ora di iniziarla insieme a voi, perché siete voi il cuore, come vi ricordo, di questo canale. Ok? Allora, notifiche a parte di Twitch, che siamo online, che arrivano i primi spettatori, molto bene, io vi ringrazio. E intanto che aspettiamo che si colleghino, oh, ciao Miki, grande Miki, intanto che aspettiamo che si colleghi un po' di spettatori, prima di mandarvi il video introduttivo, che mi è costato un po' di tempo, qualche prova di registrazione. ci siamo ragazzi, bello sentirvi. E sotto Pioli's on fire dovremmo fare del Neri's on fire, speriamo, perché la carriera del Lazio c'ha un po' sconquassato. In che senso? Ci ha sconquassato un po' i piani, ovvero infortuni, pali. Avevo fatto un tiki-taka verticale. Ho un'altra idea per il Vicenza, però non conosco la squadra, non conosco il modulo e dovremmo iniziare. Intanto faccio una cosina, perché stasera i punti canale del Bevi mi faranno stappare una bevanda, un succo di luppolo, una birretta, dai, così da rendere anche più intrigante la carriera. Vi ricordo che avete come punti canale anche di quelli di Largo e Giovani, per far giocare da titolare un ragazzo della primavera. Quindi mettetemi in difficoltà, provateci. Già, mi metterà in difficoltà il gioco, però, intanto che ci sei, Miki, come si sente l'audio? È un po' migliorato, è un po' forte, a me mi dà che spacca le orecchie, però non percepisco questa cosa qui. Dimmi se va bene. Intanto io aspetto di leggerti, vado a prendere la birretta che dicevo. Eccomi qua con la birretta che scompare con il green screen. Allora, grazie, si sente benissimo. Ok, perfetto. Quindi mi rimetto le cuffie. Oh. Ah. Bevi subito, cavoli. Claudia. Oggi si va di birretta. Ah, ci voleva proprio. Questo me lo sono goduto. E certo, se no si scalla, esatto. Allora, una bella fredda, eh? Quello che vi dicevo appunto, che ho preparato una bella intro. Non sento più la musica sotto, io non so se a voi la sentite. Però. Sì, che eleganza. Si parte, Ale. Ale, si parte oggi. Oggi c'è la carriera tosta,
perché devo conoscere completamente la squadra. E ho preparato appunto una cosina. Adesso ve la mando. Adesso la musica si fermerà, questa musica, ma ne inizierà un'altra. Ci siete? Ci siete? Io spero che gli audio siano corretti. Lo spero veramente tanto, perché ci ho messo parecchio lavoro dietro e vorrei si sentisse tutto bene. Allora, ho detto a tutti che non uscivo per questo punto. Mi sembra giusto, Ale. Ale, e te il Prime, Ale, non ce l'hai? Eh? Non ti fai l'abbonamento? Così sono, vedi le mod, non vedi le pubblicità? Sei nel canale sub per gli abbonati? E mi puoi dare suggerimenti su cosa portare? Priorità nei giochi, quando si gioca con la chat? E cos'altro? Vuoi anche una fetta di culo, intanto che ci siamo? No, però dai, avete tanti vantaggi a essere abbonati, quindi... Sì, ce l'ho, ma cosa devo fare? Ah, allora, questo per tutti quanti. Se avete l'abbonamento ad Amazon Prime, dovete collegare il vostro abbonamento, cioè il vostro Amazon, a Twitch. Abbonato il vostro Amazon a Twitch, quando entrerete nel canale di Twitch e c'è scritto abbonati, cliccate su abbonati e vi appare una spunta per il Prime. La cliccate, l'abbonamento vi costa 0, supportate me e vi divertite di più anche voi, quindi siamo contenti tutti quanti, ok? Mi raccomando, tutti quelli che ce l'hanno, anche quelli che rivedranno il VOD, fatemi l'abbonamento Prime, mi darebbe una grossissima mano, anche perché ho già speso più di quello che potrò guadagnare in un anno in questo Black Friday con le luci professionali. Poi ho preso una capocchia per il microfono. Poi volevo prendermi un mixer per la musica, per gestire meglio gli audio, però i mixer costano parecchio, parecchio, diciamo così, parecchio, quelli buoni. Se devo prendere un mixer mediocre non è da me, io faccio le cose fatte bene o non le faccio, e quindi se vi abbonate mi date una mano, almeno vedo che è una cosa che è apprezzata e da tanto vedere. Sono disposto a perderci, ma vedo che è apprezzata e sono contento di questo. Allora, non perdiamoci in chiacchiere e fatemi controllare un secondo tutto quanto, questo lo metto qui. Allora, apriamo bene le orecchie, ecco qua che arriva, questo qua, lo ingrandisco per me, che non lo vedete, ok. Dov'è l'altro robo? Dov'è l'altro robo? Eccolo qua. Questo robo lo metto qui. E direi che si può partire. Musica epica. Vediamo se la musica epica... Un po' troppo alta. Oggi Luigi Del Neri torna in panchina, ha una missione: far tornare nel calcio che conta il Vicenza. Ma chi è quest'uomo? Possiamo dire che è una grande esperienza, ma ripercorriamo la sua storia. Nasce il 23 agosto 1950 in una calda giornata estiva in quel di Aquileia, città di 3.000 abitanti nel Friuli Venezia Giulia. Qui muove i primi passi nel calcio. Diventa un calciatore, per esattezza un centrocampista, e a soli 18 anni era in forza alla SPAL in Serie B, anche se a fine anno scesero in C. Dopo 4 anni si spostò a Foggia in Serie B e a fine anno ottenne la promozione nella massima serie. Da lì si spostò Novara, Udinese, Sampdoria, Vicenza, Siena, Gorizia, fino a chiudere la carriera ad Opitergina,
nel 1985, a 35 anni. Da qui iniziò la sua seconda carriera, quella in panchina, proprio nella società dove aveva appeso gli scarpini al chiodo, per affrontare una durissima Serie C. Ben presto le sue ambizioni lo portarono lontano e iniziò la sua scalata, passando da Gorizia, Teramo, Ravenna, Novara, Nocerina, Ternana e poi Chievo-Verona. Lì avvenne la consacrazione, con il premio Panchina d'Oro, Oscar del Calcio AIC, miglior allenatore, allenatore dei sogni, e infine il premio Gianni Brera. Tutto tra il 2001 e il 2003. Ma la sua carriera era in ascesa, e arrivò ad allenare Porto, Roma, Palermo, Atalanta, Sampdoria, e nel 2010 arriva a Torino, sponda bianconera. Lì fallirà e perse la sua grande chance. A fine anno si sposterà a Genova. Gli ultimi anni li passerà a Verona, Udinese e infine Brescia, con l'esonero dopo solo due partite. Il suo palmarès comunque vede tre campionati di Serie C, uno per girone, appunto, girone A, girone B e girone C, con Nocerina, Ternana e Ravenna. Oggi il presidente del Vicenza lo ha chiamato, nonostante si sia ritirato dalla scena calcistica dal 2020, e ha chiesto una sola cosa: facci diventare grandi. E lui ha risposto con un sorriso beffardo: è chiaro che è una missione difficile, se vede che quello che è mio, che ci sto, è la vittoria del Vicenza. E con queste parole inizia l'avventura di Gigi a Vicenza. Si parte! Ed eccoci qua, dopo lo stacchetto che ci sarà ad ogni live per ricordarci le gesta di quest'uomo, dell'allenatore che prenderà in mano il Vicenza. Sono bellissime le sue parole al presidente. Sì. La qualità, ragazzi, la qualità. Questo canale, tutta qualità. Allora. E adesso entriamo. Entriamo nella nostra schermata, che è anche quella iniziale, visto che non ho ancora fatto un passo dentro al gioco. Mettiamo un po' di musica sotto, che non spacchi le orecchie. Così. Dovrebbe andare. Ok, ditemi se si sente. Ed ecco qua la nostra schermata. E voilà. Eccoci qui. Magia. Oh. Allora, ragazzi, sotto c'è anche un canestro. Tutti i beat andranno a riempire quel canestro. E cosa aspettate? Cacciate delle triple. Allora, questa è la prima schermata che ci dà il gioco quando scegliamo una squadra. Quindi non ho fatto niente se non cliccare la scelta. More passion. Solo siamo entrati semplicemente nella schermata iniziale. E la nomina dell'inesperto 72enne, abbiamo appena dimostrato che l'inesperto è molto esperto. Però
probabilmente questi non lo conoscono, giornalisti poco bravi. E appunto abbiamo fatto mandare a casa Diana, che non stava facendo bene, visto questo ci ha detto il Sintone, il nostro grande Sintone, che dovrebbe collegarsi tra poco perché mi deve dare una grossa mano. Allora, quindi andiamo subito su Continua. Ok, allora fatemi leggere perché appunto non conosco niente. Il direttore sportivo, direttore Luca Matteassi, stata a Cerri Rivali l'Hellas Verona, bene. Poi c'è Baresi, quello finto, Alessio, e la storia del club però non è mica male, eh? Cioè abbiamo vinto una Coppa Italia, 3 Serie B, una Serie C, un'altra Serie C e 2 Coppa Italia della Serie C. Vabbè, qualcosa abbiamo vinto. Abbiamo uno stadio che non so se è di proprietà, però 13.000 posti, caccia via. Poi abbiamo anche addirittura 500.000 euro per il mercato, cioè hasta la baccia, 500.000 euro, cosa facciamo? Facciamo niente. E 6 milioni e mezzo di ingaggio, abbiamo già capito cosa dobbiamo limare, gli ingaggi sono un pelino alti. Va bene. Questa è la squadra. Abbiamo Ferrari, Pellegrini, Cavion, Rossi, Costa. Abbiamo Ronaldo, 10 volte Ronaldo. De Cool, speriamo. Golemic, mamma mia. De Maio, che questo qui è il De Maio giovane prospettiva, questo, 36enne, interessante. E Leazza, Confente. Mamma mia, che brutta squadra, ragazzi. Capitano è Mario. No, mi ha tolto Mario. Dov'è il capitano? Non gioca neanche. De Maio pure lo stipendio più alto. Classico politico. Vabbè. Vediamo quello che ci chiede. Cioè, il presidente ci ha chiesto di fare diventare grandi. Ronaldo è forte, traditore di Padova. Addirittura! Quindi c'è un derby interno. Ma è Ronaldo... Non è Ronaldo. Allora, vuole sviluppare i giocatori della propria scuola calcio, però non è obbligatorio, è preferibile. Beh, lavorare nel limite degli ingaggi, obbligatorio. Vuole raggiungere i playoff. Sono ambiziosi. Vuole raggiungere la Coppa Italia vera e propria, quindi vuole superare il turno della Serie C. Sono ambiziosi, mi piace. Quindi siamo ambiziosi, siamo in una città ambiziosa, non lo sapevo. E questa stagione, la prossima vorrebbe, se non andiamo su questa stagione, vorrebbe andarci la prossima. E poi scade il contratto, ma speriamo di convincerli. Allora, quindi, queste qui sono le cose in più, vuole battere l'Hellas. L'Hellas è in C? Non lo so, no. È lui che devi vendere. Che meditazione gli fecero. Comunque Vicenza, squadra di Renzo Rosso, proprietario della Diesel. Però non caccia il grano questo. Cioè, se non caccia il grano, Diesel, è anche salito il Diesel, porca miseria. Battute a parte, abbiamo veramente po', abbiamo 500.000 euro. Adesso io non so qual è il costo medio di una squadra di Serie C, però 500.000 euro di... Cioè, mi sembrano pochi. Però magari sono io che sono ignorante. Allora, vuole battere il Napoli. Ma perché il Napoli? Come cacchio faremo a battere il Napoli? Ma è ubriaco. Il Venezia, pure. L'Atalanta, c'è il Brescia, il Real Madrid. Poi? Non c'è problema. Ma porca miseria questo. Allora, ti chiedo di sapere. Allora, no. Facciamo una conferenza. Lo caccia. Ma nel gioco non lo mette. Ah, ok. Allora, facciamo una... Ma Del Neri è adatto a fare le conferenze? Secondo me no. Cioè, non è che la comunicazione sia il suo forte, è più il suo tallone da killer, citazione. Però direi di no. Amichevole? No. Incontro ogni settimana. Dai, facciamo l'incontro col media, ma è il primo e l'ultimo che facciamo. Io non conosco manco la squadra, ragazzi. Subito consigli.
un nuovo capitano, ci starebbe. Tutti quanti giovani comunque, i capitani vedo, Vai avanti, vice capitano, tutti nuovi. E... ma lui fa schifo, ragazzi. Allora. Boh, l'abilità me danno alta. Per la... Golemi, che è il nostro più forte? Sta messi bene. 32. Oh, tutti quanti giovani, 32, 32, 32, 36. Andiamo bene. Questo è in prestito. Infatti è giovane. Del 2000. Vale anche abbastanza, pare. Però è veloce. Finalizzazione 14. Beh, questo mi sa che è già l'attaccante titolare. Ferrari è l'altro attaccante. 1,91. Mi piace troppo. Questo, ecco, questo è il classico giocatore che mi piace. Un bel fulcrone lì in mezzo. Colpi di testa 15. Mamma mia, che squadrone! Ah, oh, sono già gasato a bomba, Gasato a bomba, ragazzi. Allora, l'unica che la chat credo che sia un po' in mezzo a, a tutto il gioco. Però dai, andiamo veloci. Allora, va bene. E lui migliora il tiro, non back in una casa. Però. Allora, il nostro Luigi, Luigione, che è esperienza. Abbiamo anche dei tifosi. Bene. Qui accetto. Allora, qua abbiamo i contratti che fanno un po' ridere. Creare la tua tattica. Però prima devo vedere i giocatori. Un attimo. Devo prima vedere i giocatori. Come faccio a creare una tattica senza sapere come siamo organizzati, ragazzi? Allora, vorrei sapere il ruolo. Posizione. Ok. Abbiamo Massolo o Massolo. 27. Non cresce. 25. Non cresce. E... Brzz. Questo qui è il nome preferito da Del Neri. E anche lui, perché l'abbiamo? 19 anni in prestito, ma per... No, è... Ah! Lo diamo noi in prestito, buono. Allora, poi De Maio. 36 anni. Lento come... Ci siamo capiti. Buono nei colpi di testa. È un braccetto, difensore centrale. Poi un altro difensore infortunato per quanto? 3-4 mesi. Beh, partiamo bene. No, io gli incubi degli infortuni non lo voglio più, non li voglio più. Allora, Leatta, 29 anni. Ragazzi, non abbiamo un prospetto, comunque. E penso che in Serie C non possiamo neanche comprare giocatori esteri. Questo fa un po' fantoni, fantozzi, più che fantoni. Questo, ragazzi, non è mica granché. E poi Golemic dovrebbe essere uno dei più forti, se non il più forte. Beh, non lo vedo malissimo. È lento, come anche lui, come il resto della squadra. Ho capito perché dobbiamo giocare a 5. Allora, lui... Cross. Non c'è il cross, però... Dai, il suo lo fa, è abbastanza grosso. Siamo abbastanza grossi come squadra. Bello. Mi piace sta cosa. 1,90. Tutti i terzi belli grossi. Beh, bellissimo. Controllo palla. Cavoli, non sale i piedi questo. Vabbè. F. Costa. Filippo. Filippo è un terzino. Siamo messi bene. Cioè, almeno, penso di essere messo bene con sta squadra, Penso. Vaglietti, integrità fisica, speriamo che sia integro e non si spacchi subito. Può fare anche lui il terzino da tutte le parti. Bello. Siamo pieni difensori. Un altro, mamma mia, siamo pieni, ma pieni, grossi di sta roba. Ecco, dobbiamo giocare, ragazzi, dobbiamo giocare a 5. Ho visto già che mezza squadra sono, ecco, primo centrocampista, che lui lo alleniamo un po', ha 32 anni, resista arretrato. Come fa a fare regista arretrato questo? Va bene, farà regista arretrato. Poi Ronaldo. 10 volte Ronaldo. Ronaldo, vabbè, 33 anni. Nel fiore della sua età. Lento. Poca forza, leggerino. Non salta. Tecnico, un giocatore un po' tecnico. Potrebbe esserci d'aiuto. Questo è in prestito, Zonta.
non capisco perché spendere dei soldi per questi giocatori, però ognuno fa le sue scelte. Vabbè, Cataldi, il finto Cataldi, mamma mia, questo è agghiacciante. È stato in ah, meno male, almeno questo lo tiriamo via. Talarico, anche lui è piccolino, cioè piccolino, è leggerino. Inizialmente, ma c'è anche il piede che fa schifo, però 21 anni, oh. Allora, questo mi sa che è il nostro prospetto migliore. Siamo messi male, ragazzi, con questo prospetto, Sa che devo fare del gran mercato, Qui devo tirar via della gente, perché... Questo anche... Tutti quanti leggerini, ragazzi, tutti leggerini. 22 anni. Questo è... È un'ala che pressa. Questo è un'ala che pressa. Non sa fare i cross, però, effettivamente. Un incontrista... Sì, forse una marcatura bassa. Siamo costruiti in mezzo ai giocatori. Questo qui, Scarsella, lo dice già il nome. Infatti, proprio male, Scarsella. Cioè, mamma mia. Scarsellezza. Poi dove siamo? Dopo Scarsella c'è Proia. Mamma mia, ragazzi. Cioè, per me sono tutti sul mercato, nel senso, a parte gli attaccanti che mi gasano tantissimo. Abbiamo degli altri attaccanti, Rolfini, ok. E basta, questo? No, allora ci serve intanto un attacco. Se giochiamo con due attaccanti ce ne serve un altro, perché in tre siamo un po' messi malino. Poi abbiamo dei gran centrocampisti. Qui servirebbe il sintone per aiutarci. Allora, collaboratore. Tre collaboratori? No, due. Abbiamo già buona parte nella gestione del personale, però il resto è buono. Io alzerei un pochino, prenderei due collaboratori tecnici subito. Voglio migliorare tantissimo, prendere qualche giovane e lavorare tanto. Allora, cerchiamo allenamento, preparatore, dov'è? Collaboratore tecnico, attacco e difesa. Prendendo la difesa, visto che siamo abbastanza scarsi, deve avere almeno 12, 13. Allora, buono questo. Beh, questo Bacher, direttore sportivo, quanto vuole? Allenamento, buono. Questo mi sembra. Fai mercato? Ah, certo, faccio subito mercato. Intanto inizio con lo staff, perché lo staff è... aumento in cose. No, te lo sogni l'aumento. Te ci stai 3 anni e prendi 30 e ringrazia 40, dai, a metà, dai, 35, molto bene. Poi uno per la difesa e uno per che cosa? Per i calci piazzati, ragazzi. Quest'anno i calci piazzati sono fondamentali. Performance, ok. Calci piazzati. Non c'è nessuno in grado. Vediamo se abbassiamo le pretese. Ok. È l'unico che può lavorare sui calci piazzati. È questo olandese che sa fare solo quello. Vabbè, e farai solo quello. Vai. Te però ti prendi poco, Prendi 6.000 e... così. Ti consiglio Vlasic e Radrezza. Bravo, Ale, bravo. Perché dall'under 18? No, voglio... Per i calci piazzati, ragazzi, l'ho preso solo per quello. Che 13, ma non diciamo eresie. No, allora ti attacchi. Cioè, questo... Cioè, non c'è veramente mezzo? No, non ci credo. Allora niente, calci piazzati, è troppo presto. Siamo ancora troppo scarsi. Non voglio... Nessuno ci vuole.
Allora vediamo qualcuno sull'attacco, almeno cresciamo un po' gli attaccanti. Se troviamo qualcuno un pochino interessante, spariamo un 17. Orca, c'è qualcuno su 17? Questo è quello di prima, scusami. No, non c'entra niente. Mamma mia ragazzi, che brutta roba. Belga, beh, Belga, devo prenderlo. Devo prenderlo in onore di un mio amico, Belga. Vediamo, che osservatore. Questo è un collaboratore tecnico. E gli diamo questo. No, 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 no. In Belgio, un po' di meno. Ma basta! Ma come faccio a darti così tanti soldi? Un brasiliano! Allora, prendiamo un brasiliano, basta. Collaboratore tecnico. Allora. 46. Ma sei... impazzito? Impazzito? 15, 17, dai. Sto già sforando. Che 40, dai, 45. No. 16, di attacco. Renato Buso. Proprio un bel nome. Vediamo Renato. Però vuoi poco, spero, dai. 10, 15. 14, 13, va bene 13. 3 anni. Proponi. Ma va, perché 27, ragazzi? Qua quanto vogliono, ma... Cioè, in Serie C, ragazzi... 17.000 euro all'anno sono tanti per una Serie C, quindi vuol 40, cioè sono tanti. C è, ragazzi, non roba grossa. Questo che fa un po' di tutto, tattica, tecnica, attacco. Questo forse è... ed è belga. Questo è nostro. 100, ma sei impazzito, dai. 37 solo perché sei te. Collaboratore tecnico. Tac. No. Impazziti, ragazzi. Completamente impazziti. 14. Questo è fortissimo. Troppo forte, mi sa. Kevin Russell. Fa tutto benino. Cioè, tutto discreto. Niente di che. Però. Un inglese. Dai, proviamo con questo. A 150. Ma non diciamo bazzanate. No. Lo vedremo poi. Già capito che qua vogliono troppi soldi. Allora, cosa devo rispondere? Ah, la tattica. Allora, creiamo la nostra tattica. Un giocatore di Serie C ha un po' di fama. Sì, un giocatore, non uno staff tecnico. Cioè, un collaboratore di allenamento. Neanche il vice allenatore o l'allenatore. Il terzo collaboratore sportivo, cioè, è tanto per un terzo collaboratore sportivo, o il quarto. Allora, qui, ovviamente, ragazzi, siamo senza i piedi, quindi giocheremo assoluto. Che controllo palla. Una gegenpress. Cerchiamo di ottenere l'intensità alta, cerchiamo di rubar palloni, cerchiamo di correre, rubar palla, e buona. Abbiamo tanti difensori, partiamo sicuramente con voglio un po' allargare il gioco. No, mi sa che questa è la nostra. Questa mi sa che è la nostra. Qua voglio un no, qua voglio il fulcro di gioco di attacco, e qua voglio un centravanti. Perfetto. Qua vorrei un regista di attacco, qua un centrocampista centrale di supporto, qua un regista arretrato di supporto, qua un terzino fluidificante, perfetto, qua un altro terzino fluidificante, qua un difensore centrale, un altro di centrale, uno di copertura. Direi che ci siamo. Qua vediamo il portiere come si trova, Allora, in automatico lui mi dà queste scelte. Con Pellegrini, perfetto, centroavanti. Vediamo anche il rapporto centroavanti di uno migliore, perfetto. Ferrari, che è quello alto, grosso, mi sembra. Fulcro del gioco, ottimo, ci siamo. Ronaldo è quello tecnico, però non corre. Centrocampista centrale. E perché non me l'ha messo qua? Adesso vediamo lui. Cavion. Centrocampista centrale. E allora qua metteremo due centrocampisti centrali e va a fangiro di supporto. Automatici. Mettiamoli automatici.
Vediamo come si trovano. Rossi, vediamo un po' lui com'è. Regista arretrato, ok. Questo è 1,90 m. Porca vacca di terzino, non farà mezzo cross. Terzino invertito addirittura, ha il piede... No, il destro, perché è invertito? Non ha il piede sinistro. Stai là, che ti dico io qual è il tuo ruolo migliore. Che qua abbiamo poco... Esterno completo costa. Forse lo mettiamo qua, esterno completo? No, ma va bene, questo qui va già benissimo. Maiol. Lento, su lento, su lento. Va bene. E lui è meglio come portiere libero di... Fa vedere un po'. Così. Di difesa. Non abbiamo chissà che qualità. È equilibrata. In possesso, cosa facciamo? L'ampiezza dell'attacco è standard. Teniamo. Non voglio che giochiate la palla negli spazi. Voglio che... Giochiamo sulla fascia... Anzi. Cerchiamo le sovrapposizioni e poi darla dentro con cross tesi. Ok. Dribbla non gli dico niente. Creatività non gli dico niente. Passaggi li voglio corti visto che abbiamo poco piede. E perdita di tempo a volte perché non vorrei che morissero a metà partita. Il portiere. Normale, contropiede, fare pressing autocampo, perfetto. Indirizza verso che cosa? La palla? No, la palla la butti questa, così, perfetto. Quindi calcia la lunga. Portiere, voglio che la calci lunga, non abbiamo i piedi. Ecco, adesso non in possesso, io voglio un pressing, state alti. Un pressing mostruoso. Fate contrasti aggressivi. Indirizza verso il centro e questo. Proviamo. Questo è il modulo del Neri. Ok, qui vedete già i pallini che è la mod della Vinskin che vi consiglio se giocate a Football Manager, che vedete già se è buono col piede destro e se fa schifo col sinistro o viceversa. Allora, quanti giocatori abbiamo? Troppi, troppi. Allora, intanto noi io vorrei avere qui uno da tenere un pelo più avanti. Un falso 9, un trequartista un po' offensivo. Mi piacerebbe anche spostare questi due un pelo più in alto, però forse è un po' presto. Tanto i preparatori preparano. Tutoraggi, mettiamo già il tutor automatico. Per i calci di punizione. Voglio a Zonas sul primo palo. Quanti vuoi giocare? Voglio equilibrato. Sui calci di punizione offensivi voglio centrale. Quanti giocatori vuoi lasciare davanti? Equilibrato. Vuoi che vengano tirati i calci di punizione? A rientrare. Ok. Perfetto. Si fa per dire. Vorrei trovare adesso un calciatore. Andiamo subito negli osservatori. Allora, intanto quelli che metto Ale. Vlasic. Ma Vlasic è famoso, penso. È Nikola Vlasic questo? Cioè io come lo prendo? Come lo prendo Vlasic? Proprio lo prendo lì. Magari c'è un fratello scarso? Però questo? No, non penso che sia lui. Non penso che sia questo. Mentre, proprio, grazie, anch'io ti dico, c'è anche uno che potrebbe, Nicole, ma, hai visto Ale quanto costa? E come ci arrivo? Lui sullo stipendio vuole 4 milioni e 62, cioè li prende, quindi vorrà di più per spostarsi. È una scheda mostra. Cioè, per noi, probabilmente fa fatica anche a prenderlo una squadra come la Roma. Ma come faccio? Non posso mica prenderlo, costa troppo. È troppo il trasferimento, non verrebbe mai. Cioè, posso anche chiedergli, chiedi disponibilità. Vorremmo sapere perché fare. Dice, il mio cliente non vuole andare a Vicenza in nessun modo. Siamo già a posto.
non vuole neanche averci a che fare. Siamo in Serie C. E l'altro che mi hai detto era, aspetta che vado a vedere, era Radrezza. Mi sembra gente di Serie C. Radrezza, 30 anni, offensivo, attaccante di sostegno. Ecco, questo già potrebbe essere molto più interessante. Dove gioca? Al Padova. Non male. Vediamo lui. Diciamo che valuterà l'opzione. Fra i 140.000 e i 425.000 euro. Quanto vuole di stipendio? 219.000 euro minimo. 250 farà più o meno. 250.000 euro non è poco. Anche Desi. E Donnarumma fratello. No, Donnarumma fratello no. Desi. Jacopo. 31. Se costa poco, io più che altro adesso voglio cercare qualcuno nel centro osservatori intanto. In che modo? Così scelgo io. Capito? Vorrei uno che intanto iniziasse a tirare delle punizioni. Allora, questo qui chi è? Svincolato. Questo incomincia a essere interessante. Ecco. Questo lo piglio proprio subito. No, vabbè, parlo prima con la gente. Vedi, questo è un giocatore che tira bene le punizioni. 300.000 euro. Però, sì, va. Lo prendiamo questo, ragazzi. È anche richiesto dal Bari. Dobbiamo far presto anche a prenderlo, ragazzi. No, ce lo sfilano tutti. Verrà nominato vice capitano. Ha delle. Ilioza, Vlasic. Ah, ho sbagliato. Jacopo, centrocampista di quantità. Ok, adesso intanto partiamo con questo che ci serve per la fantasia più che altro. Per le qualità tecniche. Perché non ci sono. Cioè, non abbiamo tiratori. E 300. Caso di promozione, te non prendi niente. No. Dobbiamo dargli qualcosa a questo. Però vorrei dargli un. Vediamo se. No, attenti, questo scordatelo. Vai. 3 anni. Siamo al limite. Facciamo 2,50. 3,50. Ok. Questo potrebbe essere. Orca pupazza questo. Ah, 41 anni. Ragazzi, 41 anni. Questo, cioè, perfetto. E questo, Iocolano, Iocolano, no. Allora, Jacopo, allora, intanto era Vlasic. E come cacchio è Iligi? No, non esiste questo. Questo è uno che gioca con te a calcetto. Il fratello di Viaggi. Di Vlasic. Ah. Aligi. Ah, fangiro. Ah. Iosa. No, non esiste, non esiste. Proviamo Jacopo. Jacopo, Jacopi? Sala? Sala è buono. Sala è buono, ragazzi. Sala è buonissimo. Ah, 31. No, torniamo. No, non facciamoci prendere la smania degli svincolati. Aligiosa. Aligiosa. No, mi dà questi. Mi dà. Jojak Bar. Ma non penso sia lui. Torniamo al centro un attimo degli osservatori. Guardiamo per Enzo. Incominciamo a fare una.
ad avere un'idea. Uno che tira, diciamo che l'abbiamo preso, se viene da noi. Poi abbiamo bisogno sicuramente di qualcuno di prospettiva. O uno vecchio marcio. Io vorrei sicuramente gente veloce. Partiamo da questo punto. Gente rapida. Perché se vuoi avere del vantaggio in Serie C, devi essere rapido. E è ancora troppo ampia. Mettiamo che sia molto interessato a venire da noi. Ma cedo questo qui. Questo sì, ho capito, però rapida, però che abbia i piedi. Antonio Pio Iervolino, cioè, il Duca? Il Duca? Il Duca no. Questo, ecco, questo un bel esternino, giovane, non ha i piedi, non c'ha niente, non c'è, no. Ok, quelli veloci non ci appartengono, perfetto. Abbassiamo un pelo le richieste di uno almeno. E mettiamo che siano genericamente anche insicuri, perché sennò qua ho già capito che... Oh, questo! Quanti anni ha? 32, peccato. Durmisi della Lazio, tipo, ex Lazio. Svincolato, richiesto da Reggiana Pisa. Allora, Aligiosa Vladis, ho fatto copia e incolla. Di sì. È Miura, sì, c'è qualcun altro un po' più... Beh, come 1,60? Durmisi è 1,68. Cazzo. Cioè, è grande come la bottiglia di birra. Ah, ci serve un po' di berretta qui. Durmisi può fare anche l'attaccante. Mi sembra... Non mi sembra, però... A sto punto, ragazzi... Cerchiamo dei prestiti. Vediamo chi vuole venire in prestito. Anche insicuro, magari anche dubbioso. Però abbiamo bisogno di prestiti. Magari gente forte. Che prende poco. Allora, questo. Alfonso Moreira. Oh, questo è un cacchio di... E prende anche poco di stipendio. Questo sull'esterno, by cross. Questo ci potrebbe interessare. Dichiariamoci interessati. 18enne. Poi. Vignato. Se da un lato avessimo Vignato e dall'altro questo... Incominciamo a spingere, ragazzi. Vignato. Lui potremmo proprio prenderlo effettivamente. Proprio fisso. Mettiamo che siamo interessati del prestito. Poi. Pierozzoli. No, Pierozzi. Questo è un altro... Beh, abbiamo solo terzini, ragazzi. Ah, questo è fortissimo, penso. A fine Kian. Questo mi piace. Mi ha dato subito una sensazione positiva. Lo prendiamo. Sensazione positiva, lo piglio. Un centrocampista dovremmo essere abbastanza a posto. E io vorrei quasi. È il portiere che non mi dà tanta. Allora, qui lo facciamo tattico. Ok. E non andiamo in Chievo, vediamo un po' più avanti. Allora, questo qui vorrebbe venire? Sarebbe felice. Orca miseria. Allora, vai subito mo a chiedere quanto vorrebbero. No, per il prestito. Fai un'offerta. Prestito. E ti do il 30% se gioca, il 50% se non gioca. E nessun ruolo, ti dico io dove vuoi giocare e poi ok. Direi che così va bene. Anzi, ti do 0 e proviamo. Allora, vorrebbero dei soldi. E noi non vogliamo darglieli, insomma. Facciamo così, dai. No, vuole essere richiamato? No. E proviamo ad accettare le richieste. Poi al massimo gli diciamo no, grazie.
Allora lui invece, anche lui, Vignato al Vicenza, potrebbe essere bello. Lui cosa vorrebbe? Per il prestito. Anche un po' meno. 40. Ok. Anche il 30. Nessuno l'ho selezionato. E perfetto. No, non può essere... Ok. Proponi. Che miseria. No, io non voglio che tu selezioni nessun ruolo. E ti abbasso un pochino. Dai. Io ti faccio un'offerta uguale, anche se tu mi hai detto di no. Dorgu è stato più parte indicato come vedete di Hendrik Anderson. Che cavoli, sta crescendo in vero. Le voci al Vicenza sono state accolte con grossa risata. Vabbè. Cioè, non è Dorgu. Gian prestito. Qui, vuol venire? Pare voglia. Are gradirebbe. Oh, Felix. È infortunato per quanto? Scusa. Qua no, no, no. 5 mesi. No, grazie. E le mie buone sensazioni. Ne trovo solo gente infortunata. Va bene. Però abbiamo bisogno comunque di un attaccante. E uno in più. E, qui. E lo vorrei veloce. Se si può. Ah, addirittura dall'Hellas. Così, l'Hellas dov'è? È in? Mi dice in che serie sei? Sorpresa. Penso che sia in B. Joel Poimpa. Adesso lo cerco. Allora. Mi hai detto. Joel Gian Paolo. Eccolo qua. Ah, di Venezia. Ale, mi trovi sempre della gente che costa più della squadra. È un po' troppo. Bisognerebbe abbassare il tiro. Posso chiedere? Curioso? No, non interessa andare al Vicenza. Quelli nelle serie alte o sono molto giovani e quindi vengono a giocare, oppure non scendono di serie, capito? Quindi bisogna trovare qualcuno che sia interessato più che altro dei giovani. L'unico che può essere, appunto, sono i giovani. Proviamo a abbassare un po' le richieste, se c'è qualcuno. Questo? Tavares? Non mi piace. Questo? Lui dell'Udinese. È richiesto da 2000... Lo richiedono tutti. E lo chiediamo anche noi. Perfetto. Vediamo cosa dice. Dai. Gli potrebbe piacere. Vediamo. Fai offerta. Prestito. Sono tutti prestiti secchi, ragazzi. Perché non abbiamo, mi sa, tanto denaro. E probabilmente non lo avremo. E nessun ruolo qui, però. Nessun ruolo. Ti faccio giocare un po' più libero. Non può essere. Il prestito non può essere. Io escludi. Non c'è problema. Ok. Vai, proponi. Abbassiamo un pochino le pretese, Udine. Dai, vai al 50. Al 60. Vabbè, accettiamo queste richieste. Poi ovviamente dobbiamo fare i conti con Tumminello. Ma anche questo è forte, è conosciuto Tumminello. Tumminello. Ah, ok, del Crotone. 24 anni. Non sarebbe male. Il problema è il costo. Chiediamo il prestito.
Vediamo cosa ci dice. Oh, potrebbe, 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 potrebbe. Vediamo cosa vogliono, eh. Interessato. Voi non... vogliono tutto il nostro budget, 500.000 euro. È un po' tanto, eh. Proviamo a fare l'offertina. Però questo me lo compro. Non so, forse non ci conviene questo qui in B. Se andiamo in B non ce lo portiamo indietro. Noi dobbiamo prendere giocatori che costino poco adesso. Con la lista dei fai l'affare. Allora, vediamo un po'. Allora, questo, vediamo. Desi. Jacopo. Ah, questo è Jacopo Desi. È a 31 anni. È che questo in B non ci sta. Questo in B non ci sta proprio. Fa fatica in B. E non, è, non può crescere. Mentre. Non era drista sicuramente. È che abbiamo bisogno anche di prospetti. O tipo appunto. Qui dobbiamo prendere dei prestiti a basso costo. E non appesantirci di gente. Dobbiamo anche gestire un pochino. C'ho saponato. Vediamoli svincolati, ragazzi. Giusto per vedere un po' di svincolati, ok. Voglio vedere gli svincolati dove si trovano. Costo trasferimento 0. Giusto per età. Allora, quelli sconosciuti è questo. Mamma mia, se siamo vecchi, ragazzi. Um, 36 35. Nainggolan. Oh, prendiamo il Nainggolan. Dato che non ci capiscono, ma per caso esiste in questo gioco Marchizza? Sì, dovrebbe esistere Marchizza. C'è Riccardo Marchizza del Frosinone. Lui sì, terzino, gioca in difesa, 1,87 m per 80 kg. Costa minimo 2 milioni e mezzo, massimo 5 milioni circa. Poi dopo dipende sempre dalla società. Quindi c'è Marchizza. Noi stiamo forse puntando a Raja Nainggolan. Questo sarebbe il... Diciamo che vogliamo comprarlo. Vediamo se viene da noi Raja. Ah sì? Verrebbe Raja? Raja Nainggolan si sogna, eh. Vediamo quanto vorrebbe. 294.000 euro, E cosa ci darebbe? Carisma. Impegno. Posizione. Tanta psicologia. Poco fisico. Però tanta psicologia, Tanta. Io l'offertina gliela faccio. L'offertina. E poi al massimo... basta, verranno nominati. Non ti nomino capitano per una stagione. No, che stipendio. Vai. Il minimo salariale che possiamo darti. Il minimo salariale. No, non viene perché costa troppo. Quindi già finito Raja Nainggolan. Raja ti dà delle birre. Esatto. Ma quello è l'obiettivo. L'importante è dargli anche gli avversari. Scottarella. No. Adesso cerchiamo un pelo più giovani. Sui 30 anni a zero, che mi facciano un paio di anni buoni. Beltrame. Beh, questo non è male, Questo non è male affatto. 30 anni. Buon dribbling, passaggi, velocità discreta, resistenza c'è. Questo non è mica male, ragazzi. È poco intuito, però. Dichiariamoci interessati, poi li guardiamo. Durmisi, ancora lui. Chi c'è? Adrian? C'è Adrian? No, Adrian, non lo prendo. C'è Adriano! Karacic. Un altro terzino. Tutti terzini, ragazzi, tutti terzini. Però non è neanche... non è male, Questo come un terzino fluidificante di difesa...
potremmo vendere quello che abbiamo e prenderci lui? Vediamo, vediamo. Bisogna gestire tutte le cose. Intanto qua stiamo cercando di capire un po' come muoverci. Il Sintone ci dovrebbe dare un aiuto. Grazie per il follow. Adesso ti vedo. Adesso ti vedo. Abbiamo anche raggiunto l'obiettivo. Vedrò, riuscirò a vederlo il follow. Non me lo fa vedere, maledetti. Alex, Alex92IRR, grazie mille di esserti unito alla squadra. Allora, come si è messi qua? Dici faticanti? Prova in prestito faticanti. Faticanti mi sembra buono, eh? È della Roma, tipo. No, del Lecce? E cosa me ne faccio di un incontrista? Ho solo dei picchiatori, Ale. Vorrei uno coi piedi buoni. Cioè, mi servirebbe il quello che fa il guizzo, quello che crea il vantaggio per attaccare. Caracicci. Ah, le radio sui agenti. Questo qui, se riusciamo a prenderlo, adesso chiedo quanto vuole. Vuole un botto, vuole un botto. Vuole un botto. Proviamo, se vuole, se abbassa un po'. No, 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 aiutare, scrive troppa roba. Esatto, esatto. Un suono che dice tutto. E l'altro chi era? Beltrame. No, vuole andare via. Quindi questo qui è un tutto fare, però gioca un pochino più avanzato. Diciamo che ci dà un pochino di tranquillità. Proviamo. Però deve fare quello che dico io, se no rimane lì. Anche lui vuole un botto di soldi. Allora, almeno non vuole promesse. È già un inizio. Via il primo presenza. Guarda, in caso di promozione, no. E guarda, così. Si è anche abbassato lo stipendio. Porca vacca. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Dobbiamo vendere qualcuno, allora. Iniziamo anche a vendere i giocatori. Allora, mettiamo intanto la colonna dell'età, perché io, ragazzi, non posso portarmi dietro della gente che ha 90 anni. Età. Sparita. Sparita. Età. Vorrei inserire colonna dell'età. Età. Dov'è? È sparita. Non c'è più. Non c'è più, non c'è più. Sarà qua? Sarà qua? Nascosta? Da qualche parte? No. Tattiche. Qua posso inserire l'età? Età? No? Ma si sente sotto un po' di musichetta? Chiedo, eh? Se c'è un po' di sottofondo. O sono... Oh, che se no è una noia mortale. Già sono io che penso. Se non vi sentite neanche un po' di sottofondo. Ah, adesso non troppo, se no. Si sente? Circati Alessandro. Sentiamo questo. Vediamo questo Circati. Non ho mai sentito. Del Parma. Eh sì, è già parecchio forte, molto forte. Questo qui è già un buon giocatore da B. Noi siamo ancora indietro. Ora sì, se prima no, prima era forse un po' troppo bassa. Adesso l'ho messa lì. Allora, questo è un po' ancora, è troppo forte. Noi dobbiamo giocare con dei giocatori a basso profilo, diciamo. Però, se mi dà l'età... No, l'età non la posso vedere, eh? Maledetti. Fatemi vedere l'età. Età. Info generali. Oh, età. Allora. Oh, ce l'abbiamo. E anche il coach. Vedi, i nostri giocatori hanno... Quello che costa più è The Cool.
Filippo, che è più o meno come l'altro. Ferrari, bello Ferrari. Tronchin, giovane. Lo alleniamo allora. Tronchin, allora dobbiamo allenarlo, ragazzi. Dobbiamo diventare il nostro richiesto addirittura. Se ce lo strapagano, lo possiamo andare via. Poi della morte. Ma tutti quanti giocatori che non giocano con noi. Della morte. Dai, vai a fare un giro. Oppure lo possiamo mettere. Che è lento, ragazzi. Ha poco equilibrio. Però è una serie C, è anche vero quello, eh. Però. Non conosco. Questo 1 milione. Ah, è in prestito. È in prestito. Quello buono. Non è nostro, porca miseriazza. Non è nostro. L'unico buono non è nostro. Greco deve giocare. Questi qui non vorrei farli giocare. Questo qui lo. Dov'è? Dal monte. Tu cosa fai? Schifo. Va bene. Questo farà ridere. Non abbiamo tanti soldi, eh. E. No, lui dobbiamo vendere, ragazzi. Questo qui lo voglio vendere subito. Subito. Offri qua. Anzi, prima. Usiamo la funzione nuova dei. Chiede la gente. Interesse. Curioso. Siamo curiosi. No. Via transfer room. Dai. E. Non specifico. Fatemi voi delle offerte. E poi dopo vi rispondo. Che questo è vecchio. Mattia Fallani, non chiedere cosa faccia. Vediamo, Fallani, cosa vuoi che fa? Mattia, nel Renate. Allora, questo è un giovane, non costa molto, è bravo negli uno contro uno, è un portiere difensivo sicuramente, perché appunto non ha visione di gioco, è bravo nelle palle alte, 10 di eccentricità, non è un brutto nome, sappiamo già. Chiedo un attimo, sono curioso. No, dice che del Vicenza non gliene frega una ceppa. Però c'è Luigi Del Neri, ma digli qualcosa, Luigi. Nessuno vuol venire da te, Luigi. Com'è? Andiamo avanti. Allora, è stata accettata. E allora, ragazzi, se prendiamo questo giocatore, si cambia il modulo, insomma. Però ci crea tanti vantaggi dell'uno contro uno sugli esterni, sulle fasce. Ha una buona visione di gioco, piedastro molto forte, quindi lo metteremo probabilmente qua a destra per farlo andare sul fondo e crossare. E cosa ci guadagniamo noi? Noi ci guadagniamo un giocatore per un anno, però spendiamo tanti soldi. Non lo so. Semedo oppure lui è stata accettata. Deve decidere il giocatore. Fra i due preferisco lui. Mi sa che ne posso scegliere solo uno. Che lui in attacco almeno ne ho due. Ne ho tre. Mi fa da terzo. Effettivamente lui il terzo va a fare il quarto. Aspettiamo un attimo prima di prenderne uno, perché non abbiamo i soldi. E mi manca un attaccante, perché ne ho, adesso ti faccio vedere Claudia, posizione, P di punta, punta centrale, ne ho tre, io gioco con due, e quindi ho solamente un sostituto, e se uno si fa male, non ho più sostituti, poi se abbiamo due partite ravvicinate, non riescono a recuperare in tempo. Quindi siamo un po' stretti lì. Dobbiamo averne 5, però dai, con 4 già posso gestirle. Gli altri centrocampisti ce ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siamo a posto. Sulla mediana ce ne abbiamo un boato. Difensori ne abbiamo
Iosa, quindi anche lì l'unico è un attaccante. Però qui staff, va benissimo lo staff. Filippo Faggi, Emezzala. Io ignorante proprio in tema, ma vai tranquilla. Faggi. Filippo. Mezzala. Capperi. Non è male 20 anni, eh. Non è male per niente. Questo è in lista prestiti ed è richiesto anche dal Padova. Cioè, c'è un derby di nuovo, Ale, eh. E bello determinato. Questo sarebbe quasi da prendere per la B. È poco bravo nei contrasti, ma gioca avanzato, tenendolo un po' come regista d'attacco. A parte, bisogna migliorare un po' il dribbling. Però non è male, eh. È discreto, è discreto. Chiediamo. No, no, non pubblico. Cioè, voglio chiedere informazioni al. Posso chiedere informazioni? No. Vabbè, chiediamo informazioni uguale. E chiedo per il trasferimento cosa vuole. I giornali fanno sapere che non vuole trasferirsi. Ok, non gliene frega neanche lui di venire a Vicenza. Oh, mamma mia. Vado a farlo osservare, non la vedo io, per carità, dei giovani. Allora, Baresi, tu mi devi fare questo lavoro qua, che io non voglio vedere tutta sta roba col codice etico. Cos'è? Coric è mio? Anche loro hanno offerto. No, era lui che volevo. Era lui che era gratis. Era il centrocampista con i piedi buoni. Però Coric avevo già offerto, no? Adesso mi ero già dimenticato di lui. Ah, ma ci ha proprio pisciato clamorosamente. E niente, Coric è andato via. E vabbè, vabbè. E adesso mi presento alla squadra. Ma mi sa che dico, sì, mi sa che mi conviene puntare sui vecchi. Per la Serie C sì, sicuramente. Cosa vuol dire? A nome della squadra vorrei dare il benvenuto. Non vediamo l'ora di giocare sotto la sua gestione. E Del Neri cosa direbbe? Ah, ciao, 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 ciao. Direi che convinci, così sembra ok, positivo. Vorrei parlare della prossima stagione, playoff. Son carichi marci, playoff. Poi vogliamo la Coppa Italia? Carichissimi. No, come, sembra troppo ambizioso in questo momento. Come, vabbè, cedo, va bene, positivo. Neutrale, boss, è una cosa certa, adoro le buone promesse. Allora ti attacchi. Lo credo finora, se vuoi andare via e arriva una grande offerta, non mi opporrò, però non voglio fare promesse. Neutrale, non mi interessa. Neutrale, neutrale, non voglio rotture. Matteo Maggio, attaccante esterno. E noi ci servirebbe una punta centrale, perché abbiamo visto che con gli attaccanti esterni ce ne servono due da comprare e non abbiamo soldi. Non abbiamo proprio soldi. Quindi dobbiamo un po' accontentarci. Oddio, Faggi. Faggi. Ma hai detto che non vuol venire? Poi ti do 100. No, no, no. No, 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 no. 100 ti do il 40. 100.000. Allora, io ti do 100.000. Poi fai te i tuoi conti. È già tanto, eh? Rifiuta di partecipare. Adesso facciamo una sta cosina, che sennò mi rompo le balle in continuazione con lo staff. Allora, io faccio sta roba, sì, assunzione staff, faccio io, under 20, vabbè, faccio fare a voi, però io ho l'ultima parola, ok, preparatori, vai, no, lo fa loro, dai, fate voi preparatori, ricerca la faccio io, per chiarità, trasferimenti,
voi potete iniziare le trattative. E io metto la messa a punto. Perfetto. Ok. Poi. Italing. Adesso ci guardiamo, eh. Faccio sta cosa qui per la stampa che ci mando sempre Baresi. Ok. Poi l'elemento gestisco io. Benissimo. Tattiche gestisco io. Ottimo. Partita gestisco io. Le amichevoli... Guarda, no, non guida le mie, organizza le amichevoli, chi è che mi organizza? Ok, fa lo staff, ottimo. E i calci piazzati li ho distisco io, ottimo, va bene, conferma. Spero che mi abbia preso tutto, soprattutto la stampa. No, devo ogni volta spingere conferma. Ma porca miseriaccia. Faccio io questo, poi dov'era? Questo faccio io. Trasferimenti. Under 20, 1-2, conferma. Spero di non essermi sbagliato. Delega, conferma, ok. Poi, cos'è l'allenamento? Faccio io, sì. Tattiche faccio io. E partita, ok, tutto confermato. Benissimo. Poi... vediamo Italing. Questo Jonathan. Beh, non male, sarebbe probabilmente anche da comprare. Però io c'ho già il fulcro di gioco. Mi serve uno veloce. Perché lui è un fulcro di gioco, è uno grosso, grande, che usa la testa, che usa il fisico. Ma io in squadra so già Ferrari, che è 1,91 ed è simile a lui. E ha 27 anni, quindi comunque un po' dovrebbe durarmi, non dovrebbe morire così giovane. E noi ci servirebbe quindi uno come Pellegrini, che è in prestito, che è rapido, uno che abbia molta velocità. Però non ci serve in prestito, dovremmo comprarlo. Adesso andiamo avanti un pochino. Tu Miniello, no. Vignato. Oddio. Hanno rifiutato la mia offerta e si attaccano, basta. Perché comunque le vedo già competitiva per la Serie C, eh. Onestamente, mi sembra una buona rosa per una Serie C. Poi io non capisco niente, però questa è un'altra cosa. E chi era il fine, scusatemi, eh? Ah, è mio? Ah, è l'altro attaccante. Beh, se lo comprate me ne compro uno migliore. Poi quanto vuoi? Beh, 200? Con 200 magari. No, Faggi, ti ho chiesto di meno. Non me lo vuoi dare? Tientelo. Moreira... No. Teniamo i soldi. Oh, finalmente è arrivato un collaboratore tecnico che ci migliorerà con la... più che spicesso il controllo magari io un pochino qua. Orca miseria, incominciamo già con gli infortuni, ragazzi. Io ho già paura. Allora. Calendario, ma ci stiamo già allenando? Sì. Allora. Io faccio già tattico, ok, siamo già a tattico, porca miseria ragazzi, come facciamo a farci già male che stiamo riposandoci? Enzo Sternal, proviamoci. Questo? Non male, non so se lo posso prendere, nel senso che non so se posso prendere stranieri, credo di no in Serie C. Ma rientrano anche giocatori della D, cioè magari... ma quelli della D sono proprio scarsi, è quello il problema. Hendrik. Chi è Hendrik? Questo? Jeff? Questo sarà del Palmeiras. Sì, questo qui è quello che ha preso il Real Madrid per 70 milioni.
È già seduto a Real Madrid, appunto. Ecco, grande Ale, sei come Cassano. Quello era Musiala, Gabriel Silva, sì, esatto. Quelli sono i nomi che ci piacciono. Allora, cerchiamo quelli che posso avere io. Allora, attaccante, ok? Togliamo il prezzo. Basta che sia attaccante. Gli metto queste cosine qui. 12, che non è tanto. E vediamo quelli che possiamo permetterci. Età, incominciamo a pulire un po' l'età. Incominciamo a pulire, andiamo su... uno da costruirci. Iniziamo uno da costruirci. Magari che abbia massimo 21 anni. Proviamo a costruirci il nostro giocatore. Non dover costruire da proprio da zero. Se avesse questo Lorenzo Ferrari. Allora, noi vorremmo uno che abbia fine dribbling, fine d'azione e un po' di fiuto del gol, che è sempre la finalizzazione, però un po' di intuito. Più che intuito vorrei che avesse un po' di determinazione, forse. Determinazione. Allora, c'è Bocalon. Che però non può avere 4 di resistenza, cioè a 18 anni 4 di resistenza, cioè fa una corsa e muore per terra, cioè ma ha superato le visite mediche questo, boh. Feltrin, mi vengono tutti quanti con l'accento veneto, Feltrin. Sì, ma ragazzi, cioè non può avere 4, cioè come fa a avere queste tutte, almeno fisico almeno un 10 almeno. Cioè, Petrelli potrebbe, ecco, Petrelli non sa fare niente bene, però almeno si regge in piedi. Petrelli, del Pro Sesto, che ecco, penso che sia, chiediamo quanto vogliono, poi, del girone anche lui, il Sesto gioca contro lui, Lipari. Lui fa o il portiere o la punta, perfetto. Giroud. Anche lui un po' così. Ci si può lavorare. Però non mi gasa. Abuso. Allora, buoni colpi di testa. E anche richiesto. 13 club. Chiediamo anche noi, ci uniamo. Questo invece è forte, è quello più costoso oltretutto, avrà qualcosa. Molta integrità fisica. Questo lo chiediamo. Ok, vediamo un po'. David Mella, vediamo un po'. Del Fabril dello Spagnol. Ma un'ala. Attaccante. È piccolo. A me piacciono quelli grandi. Ma gli attaccanti devono occupare spazio. Li voglio possenti, possiamo dire. Allora, cerchiamo gente fisicamente pronta. Giuseppe Guadagni. Tanto ci abbiamo un suono sotto. È arrivato Dede. Urca. È ormai il tuo suono. Lo chiamerò Dede. Se lo chiamerò Dedigno al posto che parti. Allora, vediamo il nome. Giuseppe Guadagni. Giuseppe della Lucchese. Sono tutte alette. Ci serve una prima punta ignorante. Questo è il più costoso di tutti. Trequartista costa una valanga per noi.
e quindi rimane lì. Direi che può andare bene per ora. Può andare bene assolutamente. Abbiamo già chiesto per lui. È pure Roma, non c'è niente da fare, che preferiscono stare... stanno lì. Che cambiare di posizione è logorante. Il Vicenza sul ritirarsi di Sternal. 3 milioni, ecco. Ale, hai visto quanto vogliono per Sternal? 3 milioni e 8. Vabbè, mi sa che rimane lì. Petrelli, Petrelli potrebbe piacermi. Petrelli potrebbe piacermi. E anche Abuso. Petrelli però vuole poco. E io Petrelli mio. Ma vieni qua. Vieni da noi. 6.000. 60. Allora, ti do 60. Va bene anche la percentuale, va bene. Ti do anche quello che ti pare di percentuale. Ti do il 40 che volevi, però mi fai pagare 40. 40. 42. No, 57? No. Non hai capito nulla. 50. 52, 53. Chiusa. La chiude 53. E pure loro, ma... Akinfenfa, sì. Ma non sanno niente da fare, che preferiscono stare là. Akinfenfa, adesso cerchiamo Akinfenfa. Di nipoti 400. Vediamo se ci conviene questo piuttosto, Che questo se la spigne, Vediamo. Magari facciamo lui come colpo. Allora, intanto io gli tolgo subito la roba del guadagno sulla prossima cessione. Li escludo. E gli parto con... Parto subito forte. Gli offro 80. No, anche di più. Gli offro 100. 300. Porca. 375. No. Porca, mi ha fatto però un bel prezzo, Fra 50 partite che non sono... Che sono abbastanza, Ti do 300 subito. Ci sta. Potrei prendere anche tutte e due se non vogliono tanto di stipendio. Petrelli e nipoti. Urca, vuole anche il Cagliari. Allora, quanto vuole Petrelli? 35, 50, lui 90. E nipoti ha 20... Ah, 19 anni. Nipoti, lui Petrelli... Petrelli ha 21. No. Nipoti, mi dispiace, ma due anni in più. Vai subito. Io ti provo a stringere un po'. No, ti tolgo questa roba qui. Guarda, ti do magari anche 78. 100. No, vai sotto il 100. 88. 88 e mezzo. Perfetto. Ragazzi, 88 e mezzo. Lui lo possiamo anche prendere effettivamente. Ci fa solo comodo avere un altro attaccante. Come 12 mesi, ma che è 12 mesi? Così. Ma che 12 mesi? Cosa me ne faccio di te di 12 mesi? Ma vaffangiro te, Petrelli. No. Ok. E adesso cerchiamo sempre quello lì, che adesso ci arriviamo, Sempre che si accetta. Questo è Tronchin? Ah, è nostro! Ha 20 anni, è il nostro giovane. Quanto vale? 275. E ci hanno offerto? 275, ma... No, poco. Di più. Mai. Di più. No, rifiuta. Alza. Se solamente noi. Riunione sugli acquisti. Non mi interessa. C'è il nostro magico allenatore del Neri. Allora, vediamo un pochino. Iniziamo ad allenarli come si deve. Adesso che abbiamo preso anche un po' di staff tecnico. Allora. Akinfenfa.
Dovrebbe bastare. No. Va. Non esiste. Però c'era un giocatore così. Come si scriverà? Akinfe. Ciao Nini, proprio dura, durissima. E voglio un altro elemento dello staff io. Sul portiere. Distribuzione. Miglioriamo un po' la distribuzione del portiere. Perché il portiere fa un po' schifo. È un attaccante da 150 kg. Ah, forse è vecchio vecchio però. Collaboratore tecnico, ok. Voglio che sappia fare queste cose qui. Non c'è nessuno. Un po' di meno. Un po' di meno. Berti. Lui è il nostro uomo. Sì, tu sei il nostro uomo. Vuoi poco, giusto? Guarda, anche 5 anni, 4 anni, toh. Dai. Dai. 57 la chiude. Buono, buono. Era della Lazio, mi sembra. Tu il giocatore della Lazio mi stai suggerendo, Ale. Ma l'abbiamo già fatta con la Lazio la carriera. Finita malissimo. Allora. Vediamo un po'. Pa, 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 pa. Qua abbiamo già questa. Quindi spostiamo un po' di robe, ragazzi. Riabilitazione. Qua ci mettiamo revisione della partita. Partitella qua non serve. Ci mettiamo un po' di calci piazzati. Proviamo a fare un po' di schemini, ragazzi. Miglioriamo un po' gli schemi. E qua facciamo una pizzata di domenica, che abbiamo solo quella domenica mattina. Una bella pizzata. Allora. Vediamo un po'. Oh, un ancora. Di più. Questo è poco. Non, no, due rate annuali da 2 anni. Non mi no, 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 no. Voglio tutto subito. Voglio dei soldi. Questo è un suggerimento. Baselli. 31 anni, ragazzi, se puntiamo. No, questi qui li posso prendere solo in prestito. Non voglio comprare un 31 anni, non me ne faccio nulla, sono in C. Rolfini, fallo, dai, elemento della rosa, intanto non sento l'ore fisso. Poi aggiungi. Vediamo se qualcuno di bravo. Aggiungiamo un preparatore dei calci piazzati. Che non fa mai male. Problema potenziale. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Sì, va bene, va bene, va bene. Obiettivo gol. 15, 16, 16 gol. Fammi 16 gol e sono contento. Intanto questo si infortunia. Perfetto. È arrivato l'attaccante in prestito. Rimandiamolo un attimo. Dobbiamo rimandarlo un attimo prima, ragazzi. Dobbiamo prima trovare, cioè capire se viene l'altro, perché se viene l'altro siamo a posto. Non dobbiamo investire dei soldi per un prestito. Bert, ok, questo è il preparato dei portieri. Questo è il centrocampista offensivo, gratis. Ragazzi, questo qui gratis è tanta roba per i calci d'angolo, subito. E i calci piazzati. Aggiungi rosa in ritiro, numero di maglia. Questo qui è il nostro 10, eh. Questo è il nostro 10. Non Ronaldo. È 10 volte Ronaldo, quindi è un 100. No. Diamo il anche il 32 rubat. Il 45, dai, 45, numero importante. E chiedo di dargli il benvenuto e lo aggiungo subito alla rosa. Mamma mia, che casino. Selezione rosa automatica. Togliamo quelli non in squadra, togliamo quelli qui non serve la registrazione. E Coric lo mettiamo dentro.
E ci siamo. Cataldi e tre trasferimenti. Ma riusciamo a venderlo questo, quindi? Fammelo vedere un secondo. Sì, fa schifo, però vabbè. Lo vendiamo. Palma, Brenna e Menga. Se siamo ancora alla ricerca, mi sono distratto da certa. Sì, no, ma stiamo cercando. Allora, questo lo vendiamo a 60. Lista. Adesso cerchiamo di vendere anche un po'. Poi. Ronaldo vuole... lo so, ti cacchia in mano, perché è arrivato uno bravo, E Cori sembra il migliore. Ok. È arrivato uno che ti mette a posto, Koric subito, abbiamo un capitano finalmente, ragazzi. Dov'è? Rosa. Inizia allenamento, vai. Perfetto. Adesso entra tattiche, capitani. Allora, Koric, vabbè, subito è entrato a gamba tesa, va bene. Però vorrei vedere un pochino qua, carisma. E Fausto? Fausto nessuno se lo ingarbuglia, ma è molto interessante Fausto. Vabbè, anche Golemic, io non capisco perché tutti questi. Questo. Ma questo qui perché è il capitano, scusatemi? Dov'è? Qua. Ma che schifo, perché è lui il capitano? No, il capitano diventa Fausto. Fausto. Sì. Fausto e Koric. Che Koric non è che sia sto... L'avevo promesso. Vabbè. Lo facciamo fare. Ok. Gli dico che uno è migliore in questo momento. E spero che lo capisca. Se no, fuori dalle balle. Allora. Cerchiamo. Adesso arrivo Claudia. È Palma. Palma. Luis Palma? Credo di no, un po' troppo forte, se è questo. Se no è un Palma, un Baobab. Cerchiamo. Las Palmas, Palma, Paolo? No, Palmas. Così Palma faccio fatica, mi dà troppo generale. Brenna forse lo becca. Brennan. 30 anni. Difficile da beccare così. Giuseppe Palma. Eccolo qui. 29 anni del Livorno. Diciamo che... Duccio... Oh, Duccio però è un gran nome, Così è ancora peggio. Duccio Brenna. Mamma mia, Brenna. Tutti toscani. Faccio una squadra fra Veneti e Toscani che, cioè, crolla subito il nostro stadio, Cioè, la prima palla che sbagliano, fra le madonne che volano, si rompe tutto. Sarebbe bello, sarebbe da fare, Carriera eticamente scorretta fra toscani e Veneti, tutti così. E questo qui è un po' scarsetto, Mentre Elia Menga. Sempre tutti livornesi. Attaccante, uomo d'aria. Adesso abbiamo già trovato l'attaccante. Se accetta. Se no, ci prendiamo quel prestito che è già lì, che l'abbiamo tenuto un attimo vuole Ferrari. Ferrari non si tocca. Tronchini, non te lo vendo, basta, alzala. Lo vuoi comprare? E mi fai vedere solo... Cioè, mi puoi informare solo di offerte superiori? No, non mi puoi fare, va bene. Ok. Vediamo un pochino. Paolo Faragò.
Centrocampista del Como. Ragazzi, non posso. Questo nessuno, non vuole nessuno Cataldi. Cataldi starà lì a far niente. Si gratterà gli Zebedei questa stagione. Tronchin, sempre Tronchin. Ma no, no, ma non è contento. No, no, rifiuto. Di più voglio. Karacic ce l'hanno comprato. I nostri sogni di gloria sono già svaniti. Oh, De Nipoti. Arrivato De Nipoti, acquistato il nostro attaccante del futuro. Brian Bonucci. Che è il figlio di Bonucci? Il figlio di Leonardo? Adesso lo cerchiamo. Intanto, subito questo viene in squadra. Ok. Bonucci. Vediamo se c'è Brian. È un portiere. Il portiere non ci fa schifo, eh. È giovane. Vediamo, eh. È molto agile. Buone decisioni, buona posizione. Presa decente. Non è malissimo. Chiediamo quanto vogliono, giusto per capire. Poi anche se momentaneamente siamo a posto, 51. Ok, noi invece quanto abbiamo i portieri? Vediamo se riusciamo a fare qualcosa in allenamento. Perfetto, anche lui. Noi i nostri portieri valgono parecchio di più. Però questo lo possiamo andare via. Possiamo vendere questo per 100, che non si sa mai, prende anche 80, non prende neanche poco, perché tanto il primo portiere ce l'abbiamo già e a noi ci interessa poco di averne un altro molto bravo, cioè molto bravo uguale. Il presidente Joel Eshui ha preferito sti nomi per il Livorno. Joel Eshua, il presidente. Io non so chi sia questo presidente Joel Eshua. Allora, ancora mi vogliono questo. No, basta. Ma smetta di farmi delle richieste. Ti ho detto di no e mi fa la stessa richiesta 10 volte. Cioè che è scritto su Google, eh. Ah, ci sta, ma devono ancora presto, mi sa, per... Tipo, ci sono i Wonder Kids, ma non li voglio sapere, cioè... No. Avanti se servirà, ma poi non credo. Cioè, me li voglio scoprire da solo i giocatori forti, provandoli, perché poi dopo le statistiche non sono proprio tutto, eh. Io c'è questo che non riesco a venderlo, che ha 90 anni. Però mi serviva questa cosa qua. Mi serviva mandare al corso della gente. Vabbè, va bene. Me lo dirà al prossimo incontro. No, annulla. Basta. E vorrei prendere un difensore adesso. E puntare su un difensore giovane. Quanto abbiamo, giusto per capire? Ah, siamo a meno. Ok. Abbiamo... meno, perfetto. Siamo già in difficoltà economica. Va bene. Va bene. E non mi interessa. Punteremo a un difensore centrale. Che sia giovane. Che sia rapido. E che sappia tenere la marcatura. Ce la faranno i nostri eroi a trovarlo. E vorrei iniziare pian piano anche con uno che è in posta. Pian piano. Su questo che abbia tutto quanto così mi sembra impossibile, infatti non esiste, però ce n'è uno. Faustino, è 1,80 m, che difensore centrale sei, 1,80 m, no, nada, vediamo ancora un po'. Diciamo che abbia 9. Vediamo se qualcuno allenabile quantomeno. Questo 19 anni. Questo allenabile.
questo, ragazzi. Marchista non era difensore centrale, costava troppo. Marchista mi sa che non era giovanissimo, eh. Vorrei uno giovane giovane. Vorrei pigliare questo a sto punto. E potremmo metterlo appunto come difensore che imposta. Non ha delle brutte stats, avendo 19 anni poi migliora. Chiediamo il trasferimento. Non vorrà mai venire. Sembra considerare... Ah, potrebbe... 88.000 euro. Sarà il nostro uomo? Quali sono gli altri possibili, giusto per vederli? C'è Franco. Franco. 21 anni. Costa zero. Effettivamente, costo zero. E Faustino, quello di prima. Franco è 1,85 m. Osserva il giocatore. Lui lo osserviamo. Lui vediamo se effettivamente riusciamo a prendere per quei soldi, eh. Nah, della Roma. oh. Si fa. Se della Roma va bene uguale. Però non voglio dargli la rivendita. No, percentuale sul guadagno della prossima cessione. Esatto, via. E totale, via. Oh, subito, eh. Subito se lo danno questo, eh. Non male, eh. 88. 88. È rotto? Non è che è rotto. Non mi sembra malissimo. Cioè, per dividere 19 anni per giocare in C. Ma sai che vi dico? Questo ragazzo, nessuno ci punta. Ci punto io. Ci punto io su sto ragazzo. Potenziale campione, certo. Però prendi un cazzo, cioè vieni qua per guardare gli altri. 12 mesi, dai, 3 anni. Allora, 12 mesi, va bene. Va bene, va bene, però prendi niente, eh. Questi qui. Ciao Sinto! E riassieme, adesso sto collegato. Come sta andando? Allora, ti spiego Sinto. Il Vicenza è già forte, cioè sulla carta sembra una bella squadra, è una bella squadra, e gli mancano delle perle. Abbiamo subito, beh, qualcuno che si è fatto male, ma non poteva essere così con me. E difesa 3, abbiamo messo questi. Pellegrini mi sembra un buon giocatore, peccato che è in prestito, è veloce, rapido. Non è gigantesco, ma comunque 1,85 m. Ferrari è un bel fulcro di gioco, l'hanno fatto molto interessante, che ci aiuterà a fare assist, a portare in alto la squadra. C'è Ronaldo, il fenomeno. No, c'è Ronaldo che è qua in attacco. Abbiamo preso questo giocatore qua, Coric, che andrà spesso al posto di Ronaldo perché è un... Dov'è? È una mezzala d'attacco. Una mezzala d'attacco che più che altro ha ottimi calci d'angolo. Questo l'abbiamo comprato perché non ci sono dei gran tiratori. Cioè non ci sono, non c'è gente che ho visto che possa fare dei tiri da fuori. Nel senso calci d'angolo e piazzati. 9, 7, 6, 8, 5, 10. 12 è Rossi, però 12 è discreto. 13 lì, dobbiamo avere un 14-15 per fare un po' meglio, e Coric ha tipo 14-15, mi sembra, appunto. L'ho perso, dov'è? Ecco, 14-15, abbiamo uno che può battere bene le punizioni e crearsi dei vantaggi. Poi, terzini siamo super a posto, ce ne sono 200, difensori ce ne sono 200, e centrocampisti ce ne sono 200, abbiamo preso un giovanissimo... Me l'ha messo in under 20 sicuro, eh. Me l'ha messo in under 20 sicuro. Abbiamo preso un giovanissimo. Dove è andato? Dove l'ha messo il mio giovane campione? Dove l'ha messo? Dove l'ha messo il mio campione? Che l'abbiamo appena preso. Dov'è? Dove è andato? Dove è andato il mio campione? Adesso lo trovo, eh. Ruolo attaccante. Ah, oh, De Nipoti, questo. Lui mantieni questo modulo? Sì, con la serie C.
Gegenpress tutti altissimi, adesso tu li vedi bassi nelle tattiche. In realtà mentalità equilibrata, proviamo a cercare delle sovrapposizioni, anzi gioco centrale, che sovrapposizioni, gioco centrale, andare dritti a sfondare e cercare di portare il pallone dentro l'area, transizione, contropiede e fare pressing a tutto campo e fai passaggi, il portiere che la lancia lunga e non in possesso, pressione a tutto campo, il massimo dell'altezza è questo, e facciamo scattare subito il pressing, mandiamo, incanaliamo in boot dove abbiamo tutti quanti i difensori qua e stare alti e contrasti aggressivi e dobbiamo fare un po' di botte, giochiamo con le botte. Adesso questo è rotto, mettiamo questo, Veglietti, bene. Ma De Maio è così rovinoso, ti dico, perché qua l'hanno fatto tremendo. Tremendo. Inserisci nella lista dei trasferimenti, infatti, perché è tremendo. Infatti lo voglio cambiare e abbiamo già preso. Serie C si indirizza sempre sul centro e si... Esatto, è quello lì. Quello lì. Ti sei perso l'inizio, eh? L'inizio c'è stata una presentazione. E... dopo riguardati il VOD, non la rifaccio adesso, però riguardati il VOD dopo, te lo consiglio, il VOD è questo video, quando sarà finita la live, riguardati i primi 10 minuti, escluso l'intro, primi 5 minuti da quando appaio, guardateli. Allora, trasferimenti, che cacchio volete voi? C'è niente. Cosa vogliono qua? Trasferimenti. E qual è il problema, ragazzi? È entrata tutti. Qual è il problema, ragazzi? Ah, sempre lui. Non te lo vendo, Tronchin. Devi darmi di più soldi. Facile. Sì, De Maio è abbastanza imbarazzante, esatto. Ma più che altro è lento come 36 anni e poi calerà, quindi... Non solo già fa schifo, ho provato a prendere Nengolan. Allora, 300. Oh, vedi che incominciamo? Vedi che incominciamo a capire? 300. Allora, dammi qua 100. Dammi 300 subito e la chiudiamo lì. Via. Via. Ecco, vedi? Oh, posto. Como. Rifiuta. Poi Nengolan, abbiamo provato a prenderlo. Ci vediamo dopo nella live. Sì, ci vediamo dopo, Claudia. Nella live di Simo. Allora, e questo? Questo è il difensore centrale. No, no, che rimanda. Interagisci con la. Dai, compriamolo, Dai, Diesel. Diesel è il nostro. Dai, ma non me l'ha fatto prendere. Sì, però rimandami almeno, che se vendiamo velocemente il tipo. Sì, sì, rinvia. Dai, vendi questo. Ce la facciamo. Tronchin per 300. Cremonese, eh. Però questi mi danno talmente tardi. Io vorrei che andasse alla Spezia. Io vorrei che tu andassi alla Spezia, tanto. Mi tocca accettare anche questa, però preferirei andassi alla Spezia. Greco si infortunio. Si infortunia. No, che cacchio prendi? Io sto cercando... No! Che cacchio prendi? Beh, non fare anche schifo, però... Però, porca miseria, sto cercando di prendere io un giocatore... E mandiamo tutti quanti, spendiamo i soldi nel giovanili. Cioè, per carità, non è sbagliato, però. Sorteggi Serie C. Volevo fare una partita oggi, ragazzi. Volevo fare almeno una partita. Vediamo un po' se ci arriviamo. Vedi il sorteggio. Dai, sorteggia la squadra. Spal, Catanzaro, Reggiana, Perugia, Vicenza con Peral Pisalò. Non so cosa sia. Un mostro. Devo rispondere. Già fatto, già risposto. Salta sorteggio, l'ho già fatto.
Bene. Allora, il Vicenza dovrà giocare il terzo turno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Va bene. Vabbè, non ci fascia la testa. Andiamo piano. Su Greco puntaci tanto che è forte. Sì, adesso ci andiamo dietro. Adesso li devo ancora vedere giocare, capito? Ci andiamo su dietro, uno alla volta. Devono ancora abituarsi un pochino alla tattica. Dobbiamo vendere altri 100 abbonamenti. Anche qui dobbiamo vendere degli abbonamenti. Altri 100. Quelli ne ha fatti 2003. Noi dobbiamo arrivare a 10. Se la facciamo. Allora, dobbiamo arrivare con gli abbonamenti di Prime, ragazzi. Se avete Prime, sfruttatelo, ragazzi, sfruttatelo. Che c'è del lavoro dietro qua, mi date una mano almeno. Poi arriveranno, essendoci stato il Black Friday, ho già preso, ho fatto degli investimenti per delle luci, per una capocchia del microfono. Luce professionale, così riesco a non avere due luci diverse sparate negli occhi, che metà delle volte sembra che un occhio vada da una parte e un occhio vada dall'altra. Allora, e mi dimentico sempre di mandare ai corsi la gente, va bene. Riusciamo a fare una partitella, ragazzi? Vabbè, amichevole contro il Sassuolo. Orca, anche Cavion, bicipite femorale. Mamma che palle, ragazzi, oh! Ragazzi, qua siamo in difficoltà, già subito. Mi sa che devo impostare gli allenamenti come dico io, cioè... E aspetta un attimo, cavoli, ci servirebbe questo difensore. Se quello là andasse dove dico io... Accetta, dai, vieni qua, Chiesi. Adesso quando tornerà spero che possa accettare. Cosa è successo? Mi prendi? Grazie. Qua rifiuta, non faccio mai le conferenze io, c'è il mio vice che le fa. Ok, allora, intanto vediamo cosa mi consiglia lui, poi continuo e poi ci do una mano io. Vai, si gioca, sì, è la prima partita. Dopo 2 ore riusciamo a fare una partita, ragazzi. C'è stata una fase di studio non da poco, perché... Essendo la prima volta che vedevo questa squadra, ho dovuto un attimo studiarmela. Volevo farlo in live con voi, non arrivare con le roba già fatte da prima, ma commentare, chiacchierare, buttarsi dentro ognuno le sue idee. Allora, quanta gente. Allora, Sandon non l'ho mai visto. Che poca roba che abbiamo. Pasini è infortunato 3 mesi, perfetto. Poca roba anche lui, però un po' meglio dell'altro. Boia, giacca e camicia, manca solo ma qui abbiamo dovuto presentare questa squadra, abbiamo dovuto presentare del Neri, cioè roba di un certo livello, e quindi bisogna mettersi al livello di questa gente qua. Vogliamo arrivarci. Ecco, lui è 19 anni, bisogna farlo crescere. E Proia? Perché Proia? Purino, perché io voglio fare dei calci piazzati, però volevo già capire il mio Coric. Oh, grazie. Un regista avanzato o mezzala? Proviamo a fare regista avanzato, che intanto dovrebbe avere delle buone stats. Si fa per dire. Per la Serie C, diciamo. Delle buone stats. Molta fantasia, regista avanzato. Secondo me ci sta a pennello regista avanzato, per uno che ha così tanta fantasia. Poi sotto pigiama. No, sotto niente. Sotto niente, proprio. Tutto all'aria aperta. E lui è ancora infortunato, quindi cosa me lo porto a fare? Prendi Andemaio, ci tocca, ragazzi, ci tocca prenderlo. Scarsezza, anche lui ci tocca prenderlo. Non Scarsella, lui è Scarsezza. Cavion? Ah, è il centrocampista.
Ok. Jimenez, questo? Ma perché lui? Ma io avevo messo un altro prima, aspetta. Volevo uno un pelo più difensivo. Talarico? Sì. Qui ci sta anche bene un centrocampista centrale automatico. Esatto. Perfetto. Perfetto, perfetto. Formazione. Ok, io partirei con questi. Ante Koric, ex Roma. Sì. E anche il difensore che vogliamo prendere della Roma. Si va tutto verso Roma. Adesso salvo. Non avevo ancora salvato, che se era un crash perdevo tutto, impazzivo. Allora, vediamo un pochino. Confermiamo. Si va alla partita. Sistemo un attimo la roba. Qui giocano, vabbè, giocano pure coi titolari, cioè Berardi, Pinamonti, Cragno, Ferrari. Ragazzi, cioè, contrasti dure su Berardi, sì, glielo spacchiamo. Non siamo favoriti, sarà un amichevole, ma mi aspetto una vittoria. Del Neri qui è convinto. Onorate la maglia. Onorate la maglia. Già azione in pericolo. No, che sintesi estesa. Facciamo azione chiave. Va bene. Un pelino di più di assenza niente. Un pelino di meno. E replay. Ok. Oh, azione saliente, mi sa, eh. Vediamo se l'ho indovinata. No, è per loro l'azione saliente. Contropiedissimo. Contropiedissimo. Ho già capito. Qua siamo. Passaggi corti, ritmo alto, ok, va bene. Però posso incoraggiare la squadra? Bene, 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 bene. Avete visto che è cambiato quanto il riquadro? Questa è la Vince skin, che fa vedere molto bene molte statistiche. Adesso io sono in mezzo ad alcune, effettivamente direte che cacchio di statistiche vedo. Avete anche ragione voi, per carità. Però da qualche parte devo pur mettermi. Mi metto un po' più alto, dai, così non vi sto in mezzo alle balle. Oh, stiamo tenendoli per ora, eh? Se non mi sono addormentato, abbiamo subito un gol. Li stiamo tenendo. E tenere il Sassuolo, cioè, siamo in C noi, eh? Sassuolo se la spigne. Qua tolgo questo, così si vede bene la chat. Ok. Però un po' di statistiche mi piacerebbe vederle. Giusto un paio. Ok. La chat si mischierà un pochino. Il Sassuolo se la spigne. Eh sì. Tom. Oh, ho visto adesso, ho visto adesso, Tommy. Ho visto adesso. Il Sassuolo se la spigne. Che qua sto guardando 24.000 cose, mica è facile, eh? Allora. Oh, abbiamo tenuto. Per ora stiamo tenendo. Coric si è infortunato perché ovviamente. Ovviamente. Allora. Siamo migliori di loro. Oggi come oggi, se c'è in Serie A, una squadra in Serie A, quella è Sassuolo. Noi dobbiamo fare la nostra partita e sono felice della prestazione. Oh, vedi che Del Neri capisce anche i giocatori. Mi sa che mi tocca cambiarlo. Vorrei poterlo mettere in campo. E vai su Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo va. Ronaldo. Ronaldino. Merita di dimostrare, sì. Dimostra di meritarti questa maglia. Se riesco. Allora. Vediamo un pochino. Oh, abbiamo fatto anche più tiri noi. Abbiamo
Cioè, nessuno ha colpito la porta, però noi abbiamo un expected goals di 0.30. Vuol dire che adesso superiamo subito gol, però abbiamo anche vinto tutti quanti i contrasti, eh. Lo mettiamo come regista avanzato, Ronaldo. Proviamo. Però ce la stiamo giocando ad armi pari. Questa è già una... E con la titolare, squadra titolare del Sassuolo, che sono morti, Cioè, Berardi che è sfinito. Bairami pure. E Baloka e Toglian e Vigna che sono stanchi morti. Noi invece siamo molto carichi. Adesso facciamo il nostro cambietto. Se me lo piglia. Incoraggio. Adesso se le stiamo a spingere bene anche noi, No, Talarico. Rossi. Ruotala. Sarbon. Talarico. Zicozzazzicozzi. Ronaldo. Cazzala Ronaldo, così l'esternino, Costa dentro, Pellegrini, ma devi tirare la giusta porta, non un passaggino al portiere. Il passaggino al portiere mi fa. Il tempo passa inesorabile, siamo al 60esimo, non so se far dei cambi. Stanno gestendo bene anche il campo, Li incoraggiamo, ragazzi. Abbiamo un'altra occasione, forse. Se non perdiamo palla. De Col. Golemic. Ancora De Col. Girala. Leazza. Golemic. Rossi. Bel fraseggio. Ferrari. No, ma non indietro. Girati. Ribaltiamo il lato. Costa per Rossi. Di nuovo. Mamma mia. Li stiamo incastrando. Sì. Oh, Confente. Bene, facciamo dei cambi. Rossi e ci mettiamo Proia. Anche se Rossi, se non stava giocando male, però effettivamente voglio vedere anche gli altri. Abbiamo solo lui? Sì, dietro abbiamo solo lui. Gli altri sono abbastanza avanzati. Lattanzio e Vallenti. Fa vedere Lattanzio. Lui è destro, ok. Va bene. Giriamo tutti quanti, Ferrari. Ruffini, Nipoti, Pellegrini. Lui. Adesso mettiamo due centravanti, non mettiamo più la punta, il fulcro di gioco. Mettiamo proprio, forse seconda punta, Seconda punta e Nipoti, prima punta. Subito il nostro colpo dei Nipoti. Poi, Costa, ci mettiamo, dov'è l'altro? Non c'è abbia nessuno che può andare al suo posto. Perfetto, gioca tutta la partita. Leazza. Cavacca, ci mettiamo Fantoni. Oh mamma. Però fisicamente c'è. Va bene, ci mettiamo in Fantoni. Ho fiducia in Fantoni. Poi gli altri io li terrei. Io magari, ecco, metto lui, lo metto al posto di Costa, ecco, forse magari così riusciamo a girare un po'. Però al posto di Talarico, ok. Poi gli altri stanno bene. Cavion, posto. Chi è che non tocca palla? Della Morte, che vabbè, inutile. Jimenez, non mi piace per niente. Poi anche in prestito. Ngue, non so perché in prima squadra. Va bene. Un altro attaccante. Va bene, va a Vicenza. Bene, prima squadra. E continuiamo così. L'unica cosa che mi scoccia è un po' per Rossi, perché mi si è fatto male. Dov'è? Cosa ho cambiato? Qui ho cambiato qualcosa che non dovevo cambiare. Cavion. Dove è andato Rossi? L'abbiamo cambiato. Ok. Tornato tutto normale.
Ah, Cavion invece è buono. Potremmo fare una cosina, eh? Potremmo essere un pelo più offensivi. Effettivamente, Cavion per Rossi e metterlo un po' più su. Fare un centrocampo a 3, ragazzi. A 3. Me lo metti su qui? No. Qui. Oh, ce l'abbiamo fatta. Cavion. No. Dov'è? D'attacco. Ed è qua. Qua ci sta Ronaldo, che lo mettiamo. Dove sei Ronaldo? Dove sei qua? Ti mettiamo centrocampista automatico te. E Proia dove sei? Non ti vedo. Proia. No, ti mettiamo incontrista di difesa. Dovresti avere qualche statistica difensiva. Incontrista di difesa. Dai, non male. A parte la marcatura, però il resto c'è. Proviamo. Così vediamo anche gli altri giocatori. Soprattutto l'attacco l'abbiamo completamente rivoluzionato. E incoraggiamo la squadra? Incoraggiamo i ragazzi. Ecco, attacco Sassuolo. Mamma mia, Berardi accarezza il palo. Incoraggiamo i ragazzi. Siamo molto più freschi di loro. Riusciamo a portarcela a casa? Non sarebbe male, eh? È che del nero non si fa capire, infatti non, l'incoraggiamento non ha funzionato. E chissà cosa gli hai detto. Dai, domande di più. Dai, che questa si ruba. Questa si ruba, orca quasi. Vai De Maio, è tuo Berardi, lo tieni tranquillamente. E non riusciamo a rubare la palla, neanche se loro camminano. Porca miseria! Dai, che ridai. Serve Mister Sintone. Ma qui servirebbe un calciatore, guarda che cacchio. Qui, pom, l'ha preso proprio in faccia. Lattanzio, Vigna. Vigna poi ha fatto gol centrale che ha preso una palla in faccia con Fente. Barzelletta? Non so quanto sia il momento. Allora, diciamo la barzelletta. Allora, abbassiamo un po' la musica. Un pelino, eh. Ok. Allora, hai scattato già la barzelletta, eh? Bene, Sinto. Proviamo a tirarci su. Ora c'è questo signore, questo giovane ragazzo, che va in Ferrari e parcheggia di fianco a questo bar. Apre la portiera una ragazza e entra nel bar. Sopra la sua spalla c'è un pappagallo. Va dal cameriere, anzi dal barista stesso, e va e dice: ah, buongiorno, mi può dare un caffè per me? Uno per la mia ragazza? Poi si gira verso tutto il banco delle paste, dolci, salate. Fa: e tutto il banco per il mio pappagallo. Barista rimane scioccato, dice: cos'è, uno scherzo? Fa: no, mi fai un bel piattone e poi smangi. Lui prende il caffè, la ragazza prende il caffè e il pappagallo si divora tutto. Va via, paga il conto. Il giorno dopo arriva con una Ferrari ultimo modello, cambiato colore, e entra nuova ragazza, ancora più bella, e il pappagallo sulla spalla. Quindi va dal barista, appunto, e dice: guarda, mi puoi fare un caffè a me, uno per la mia nuova ragazza? Poi si gira sempre verso il banco pieno e fa: e il banco dolce e salato per il pappagallo. Poi se c'è anche 2 o 3 gelati da dargli dal banco frigo,
li prendo volentieri. Prendo il caffè, il pappagallo divora tutto, tutto, tutto. Dopodiché paga il conto, esce e va via. Terzo giorno, ritorna, tornando. Nuova macchina, adesso una Rolls Royce nuova di Decca. Ragazza ancora più bella e il solito pappagallo. Entra nel bar, guarda il barista e dice: vorrei un caffè per me, uno per la mia nuova ragazza. E poi a un certo punto il barista dice: ma ascolta, va bene tutto, ma cosa sta succedendo? Lui fa: guarda, ti devo spiegare, io ho trovato la lampada di Aladino e ho espresso tre desideri: essere ricchissimo, avere tutte le donne del mondo e avere un uccello insaziabile, ma non ci siamo capiti bene con la terza. Qui sono gli applausi e si scappa. E dopo questa barzelletta, che è durata 20 minuti, torniamo qua. Dobbiamo fare l'ultra offensiva e dobbiamo incoraggiare i ragazzi. La chat è morta. È morta non da ridere, ma... almeno Tommy mi risponde. Allora. Oh, vediamo se riusciamo a fare qualcosa ultra offensivi. Coloro che non si reggono in piedi. Dai, abbiamo 5 minuti, ragazzi. Spingiamo. Niente. Amara. Ah, ha fatto ridere, meno male, perché sai, quando racconti una barzelletta e non hai il pubblico che reagisce e senti il nulla, non è un bello effetto. Mi sembrava di essere su... è qua con me Mara. Ah! Tommy, salutami Marus e fai il prime, cazzo. Allora... qui c'è il derby, c'è Ale di Padova, te e Tommy di Verona, il Sintone che è di Vicenza, cioè ho il Veneto che mi guarda. Allora, vediamo un po'. Abbiamo fatto anche una buona partita, secondo me. 8 tiri in porta, 8 tiri, 1 in porta e non becchiamo la porta. Abbiamo avuto pari possesso col Sassuolo, abbiamo avuto migliore expected goals rispetto al Sassuolo. Abbiamo anche completato parecchi passaggi, quindi... E qua con me Amara... era una battuta perché hai detto Amara... Ah... Adesso ti metto... Io un emoticon te lo metto io. Perché ci sono anche le nuove emoticon del canale. Solo per gli abbonati, ovviamente. Se riesco a... prenderle... Dove sono... Eccole qua le mie. Eccole che adesso ve le sparo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bam! Queste sono le emoticon del canale. Da domani mi guardo la presentazione. Sì. Ne vale la pena, Sinto. Che ho fatto un gran bel lavoro. Cioè, mi è piaciuto. Poi mi dirai la tua, cosa ne pensi. Allora, non abbiamo ottenuto il risultato, però li abbiamo fatti un po' cagare addosso. Questo è il sunto. Dai, sono le 11:30. Direi che come inizio non mi è dispiaciuta la partita che abbiamo fatto dal punto di vista di statistiche. Mi ha scocciato molto non aver segnato un cazzo. Tommy, grazie per il follow. Molte grazie mille. E quindi ti dico, sono contento abbastanza per questa partita. Peccato, ci servirebbe un po' di occhi della tigre, però pian piano Del Neri dovrà inserire le sue abilità, dovrà pian piano riuscire a entrare. Ora vado che domani si lavora. Buona serata Ricky e buona continuazione. Ah, ma adesso abbiamo finito anche noi, Sinto. Quindi ti do la buonanotte. Con calma, esatto, si migliora e si vince, devono ancora assimilare gli schemi ragazzi e pian piano si va. Tanto questa qui era anche una squadra di Serie A, quindi ragazzi, contro il Padova di merda. c'è il derby, ci saranno dei vari derby fra Hellas
No, l'Ellis mi sa che è in B. Comunque, guarderò tutto quanto. E niente, un bacione a tutti, ragazzi. E ci vediamo alla prossima. E state connessi, ovviamente, perché qua la carriera continua. Ok? Ciao ciao! Buona serata a tutti!